Ciao ragazze e ragazze, qua Kenneth The King nel mio canale. Eccoci di nuovo tornati con un nuovissimo video, il 23° episodio del nostro Road to Replay's Football Manager 2015 con la nostra incredibile squadra, che l'ultimo episodio, a parte il pareggio col Cagliari, molto scritto, che avevano sempre la palla, e la buona vittoria contro l'Udinese. Oggi giochiamo la prima contro lo Steaua Bucarest in trasferta, che già ci potrebbe dare la qualificazione al prossimo turno. E anche la certezza del primato del girone. Quindi evitare di beccare le squadre troppo forti. Prima di iniziare la partita, vorrei inaugurare, dato che oggi è il 31 gennaio, auguro una buona vigilia di Capodanno, che possiate passarla bene e soprattutto mangiare bene. E un buon Capodanno, ovviamente, un felice anno nuovo che possa portare tante gioie a tutti voi. Soprattutto. No, non soprattutto, dico, dato che parliamo dell'ambito di YouTube, insomma, i piccoli YouTuber come me che volessero espandersi, che il 2015 sia un anno, insomma, ottimo per loro. E insomma, ci facciamo conoscere all'interno della community di YouTube Italia, anche se è difficile con tutti i grandi YouTuber, la marea di grandi YouTuber che sono presenti, ma la speranza è l'ultima a morire. Brakin suggerisce di continuare la nostra serie di vittorie, giustamente. Non perdiamo altro tempo, iniziamo subito la partita. Attenzione, dopo 34 minuti, la prima azione, finalmente. Mi stavo già addormentando sulla scrivania. Giustamente, uno che si è addormentato sicuramente è Guglielmo, dato che non ha visto neanche la palla. Cipciu. Brivelde. Filip. Ragazzi, marcate. Grazie. Marcate. Janciu. Balanta. No, che Keseru. Ma che nomi sono? Keseru, Filip, Tikitaka, infinito. Cipciu, Keseru. No, la palla rimane lì. Oddio, che è successo? Mamma mia, Courtois, che paradona. Madonna mia, ragazzi, i primi tempi noiosissimi. Pogba, non ti allungare la palla. Vidal, Griezmann a Samoa. Guglielmo. Bravo, Samoa che... Samoa che tiro ha fatto. Con un lag assurdo. Assurdo il lag. Ma è gol, Samoa. Finisce il primo tempo. 1-0 proprio a ridosso del primo tempo. E allora... vabbè, innanzitutto le istruzioni. Prima di tutto. Effettivamente ci può essere un margine di miglioramento. Non hanno giocato male, anzi. Qua Royo 6.4. Direi di sostituirlo. E mettiamo... Per forza devo mettere Caceres. Sperando che non si infortuni un altro difensore perché sennò sono fregato. E poi... No, sapete che facciamo? Non lo sostituiamo adesso Royo. Perché prima voglio vedere se succede qualcosa di disgraziato, quale si infortuna qualcuno. Perché, ragazzi, tranne Caceres non ho più difensori centrali. Quindi, se si infortuna poi un altro difensore, se sostituisco Royo, io poi devo obbligatoriamente cambiare il modulo e mettere la difesa a 4. Griezmann, tanto supporto, ma pochi gol. Griezmann, ti voglio più davanti alla porta, ti voglio. Che lancio era? Oddio, Llorente per Guglielmo. Pallonetto? Pallonetto? E quello era un pallonetto vero e proprio. Ma ha segnato comunque, non importa come ha segnato. Si è segnato di testa, o di culo, o di qualsiasi trova. Ha segnato, punto e basta. Attenzione Griezmann, angolo di Griezmann, Vidal, Bonucci, gol. Ragazzi, è un lag impetuoso il lag. Ho segnato di lag. Come sui server di FIFA 15, identico. C'è gente che segnano solo sul lag e sul calcio d'angolo. Veramente, Bonucci grande, 3-0. Ragazzi, gli abbiamo rotto il culo. Griezmann, dai, Griezmann. Morata, gol. 4-0, si chiude la partita. E io ne approfitto per fare l'ultima sostituzione. Perché quando vedevo Pogba stava tipo morendo in campo. Esatto, infatti, 63% subito. Cambio. Metto Marchisio e ci copriamo le spalle. Grande Morata. Al Alvarone entra e segna.
Finisce la partita 4-0, una partita sofferta, tanto sofferta. Viene da ridere, mi viene abbastanza da ridere, perché è stata una partita molto semplice, veramente tanto semplice, non ho nulla da dire ai miei giocatori, bravissimi. Vediamo cosa hanno fatto Liverpool e Schalke. Purtroppo niente pareggio, che mi dava la matematica certezza di essere primo nel girone, quindi dovrò ancora conquistarmelo, ma basta, penso, un punto per essere sicuro anche del primo posto. Sono sicuro innanzitutto di essere già qualificato. Dal punto di vista di questa partita, 27-11 tiri, 17 in porta, va bene, e 54,6% di possesso, insomma ragazzi, una partita iper dominata. A tra poco con la seconda partita. Seconda partita contro il Perugia, che non voglio assolutamente sottovalutare. E poi ragazzi, sapete perché forse la mia squadra soffre con le piccole? Perché noto che le piccole hanno tutto un modulo iper strano. Perché hanno tipo tre giocatori in difesa, hanno una difesa a tre, no? Poi hanno tipo tre sulla mediana, poi due centrocampisti e due attaccanti. Questo è il modulo usato dal Perugia, no? E ho notato che tante altre squadre hanno un modulo tutto sommato simile. E questo modulo iperdifensivo giustamente mi manda in difficoltà. Vediamo Braghin cosa suggerisce. Ha sempre il fatto che City continua un'altra serie di positiva dopo giustamente la bellissima vittoria contro la Steaua Bucarest in Champions. E i cambi sono due. Ho tolto Pogba, lo lasciamo riposare. E ho messo Marchisio. E poi ho tolto Balanda, che ha fatto tante partite consecutive titolare. Forse è giusto lasciargli una partita di riposo. Comunque, vedrò magari in extremis se farlo poi entrare nel secondo tempo, se vedo che la partita è messa male. E ho messo giustamente Caceres come titolare. Detto questo, iniziamo la partita. Adesso così, Vidal, Marchisio. Marchisio per Guillermo. Guillermo, Guillermo. Ademagni, la palla è lì. Ademagni, Ademagni, Ademagni cerca di... Cerca di fare niente, guarda solo. No, ragazzi, li sto marcando in 6. Cioè, guarda Dossena, guarda che figlio di puttana, guarda Dossena. Madonna, non ci credo. 55 secondi. 55 secondi. Cioè, veramente, ragazzi, io su sto gioco, vi giuro, vi butto le bestemmie più grosse del mondo. Courtois prova a spazzarla e c'è Asamoah Ali. Samoa, Griezmann, Marchisio, tutti in difesa loro, una roba assurda. Ah, Danilo, 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 non fa turbare palla. Ok, Marchisio, a Danilo, grazie, Danilo. Madonna, ragazzi, in tre a marcarmi Danilo, neanche fosse Cristiano Ronaldo. Che tiro era, Griezmann? Ragazzi, manco fosse Cristiano. Guillermo, mettila lì, per Llorente, Llorente, no. Non ci credo, ragazzi, non ci credo. Loro vanno solo di contropiede, guarda che schifo, Bonucci. Guillermo, Guillermo, si è tutto solo. Guillermo, anche a Llorente va bene. Guillermo, Guillermo. No, va bene. Non esiste questa cosa, non c'entrano la porta neanche con la lente di ingrandimento. Griezmann, 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 Bonucci. No, non la prende nessuno. Guarda in quattro a marcarmi Bonucci. Neanche forse Hummels. Neanche Hummels lo marcano in quattro. Cioè, Asamoah. Asamoah mettere in mezzo. Pisellone. Llorente. No, va bene, ragazzi. Allora. Ma la palla è rimasta lì? Danilo. In mezzo, Danilo. Niente, Guillermo. Guillermo, Llorente. Corri, Llorente. Corri con l'aggio supremo che c'è. Che non si capisce nulla, non si capisce. Guarda, Llorente è solo contro 20 giocatori. Asamoah, Cori, Asamoah, Marchisio, Marchisio, gol! Gol di Marchisio! Che golonzo! Secondo gol della stagione, Marchisio, il calciatore preferito dalle donne. Ademagni. Ademagni, prendete quella palla, Cristo. Del prete, ragazzi, andateci. Non fatelo crossare perché già mi hanno segnato sul cross una volta. E mi segnano lo stesso cross.
Ragazzi, due cross, due gol, due tiri, due cross, due tiri, due gol. Cioè, ma è reale questo gioco? Ragazzi, io non credo assolutamente a sto gioco, perché sto gioco è di una merda, ragazzi, di una merda, e ripeto, di una merda incredibile. Ora, o faccio entrare Marrone oppure faccio entrare Chiellini, no, però Chiellini, no, forse ha bisogno di un po' di allenamento. E, ragazzi, appena tolto Caceres, chi tolgo? Visto che Morata segna, io onestamente non voglio perdere. Uno tra Ghigh e Guillermo mi sembra un po' sottotono, quindi lo cambio. In vista anche delle altre partite comunque che sono tutte quante molto contingentate vicine tra di loro. Braghin, tu suggeriscimi qualcosa da dire alla squadra? Vabbè, suggerisci questo. Diciamolo alla squadra. Tutti motivati all'apparenza, poi però c'è cioè, che gioco di merda, ragazzi. Che questo è un gioco di merda. È un gioco di merda perché nel secondo tempo non fa cadere neanche un'azione. Capite? Cioè, la sconfitta è quella, punto. Non si discute. Finisce la partita 2-1, ragazzi. Io c'è cioè, col Perugia, con la 18ª in classifica, cazzo. Col Perugia abbiamo perso. Cioè io non so qual è il problema. Sapete qual è la mia più grande frustrazione? È che adesso il Napoli avrà vinto sicuramente. Cioè ragazzi, cosa devo fare adesso? Cioè guarda, mi ha dominato il Perugia. Il Perugia mi ha dominato. Ragazzi, io allora, io non so che dire. Allora, ho bisogno di 2 minuti per schiarirmi le idee, perché ragazzi è irreale una roba del genere. È irreale. Cioè, loro hanno fatto due cross, due azioni, due cross, due tiri, due gol. Allora, o il problema è il gioco, o sono io che sono marotta e non capisco che magari loro hanno dominato, ma penso sia così, visto il numero di tiri e il possesso. Ok? Cioè, oppure non so che cosa dire. Perché il Napoli adesso ha 7 punti. Io dovrò per forza batterlo, perché se non batto il Napoli, addio scudetto. Molto probabilmente. A meno che il Napoli non ha un tracollo. Però ragazzi, io vi giuro, non, ormai ho perso, quindi non ho veramente nulla da dire. Lasciate un like, un commento ed iscrivetevi, supportate la mia delusione, la mia frustrazione. Ci vediamo al prossimo episodio. Bella.